Noi nel documento unico di programmazione abbiamo, come nello scorso anno, inserito quali erano i punti programmatici che poi sono stati depositati nel momento dell'insediamento rispetto alla programmazione elettorale. E in questi punti programmatici ovviamente noi abbiamo cercato di darci delle scadenze raggiungendo in alcuni di questi punti ovviamente un obiettivo, alcuni dei quali riteniamo che nell'anno 2017 siano stati raggiunti o siano per essere raggiunti, altri ovviamente fanno parte di una programmazione che riguarda l'intero mandato del sindaco, qualunque esso sia ovviamente. E noi abbiamo indicato, cerco di non annoiarvi ovviamente con una liturgia e una litania rispetto ad alcune di queste indicazioni, quindi cerco di andare anche un po' a memoria, immaginando un ragionamento un po' più discorsivo. Noi siamo partiti con un obiettivo, quello di ridurre dei costi, e per questo estensivamente verrà penso indicato tra le ragioni che la maggioranza porterà a sostegno delle motivazioni per cui si chiederà al Consiglio un voto favorevole sul bilancio di previsione. Abbiamo provato, e penso ci siamo riusciti, a ottenere una sensibile riduzione del canone versato al caso di ambiente, abbiamo ottenuto una sensibile riduzione dei effetti passivi, abbiamo ottenuto una riduzione di alcune spese che riguardavano, non entro nel dettaglio perché ripeto, è opportuno che questo venga poi demandato al Presidente della Commissione Bilancio che su queste cose ci ha lavorato, anzi colgo l'occasione per ringraziarlo, che è il dottor Mauro Verrani. Dicevo, sulla riduzione dei effetti passivi c'è stato un taglio considerevole, su alcune spese non regolamentate, penso a quelle del semiconvitto, abbiamo tagliato alcuni costi che riguardano la gestione del patrimonio. Ovviamente in questa riorganizzazione noi abbiamo poi immaginato, visto quanto ereditato, ma non per buttare la responsabilità su altri, in genere le pubbliche amministrazioni da quando sono passate da una forma di bilancio ad un'altra forma di bilancio cosiddetta armonizzata, la stringenza della cassa impedisce ovviamente un utilizzo. Beh, abbiamo quindi provato a utilizzare fondi di provenienza non comunale, siamo riusciti ad ottenere e sarà realizzato il primo asilo nido comunale, la cui ultimazione dovrà essere prevista per maggio nella fase dell'esecuzione dell'opera, e comincerà la parte della gestione, quindi è da settembre che inizieremo l'attività del primo asilo nido comunale. Sono state concluse le procedure di completamento dell'isola ecologica già iniziata dalla precedente amministrazione e che noi ovviamente abbiamo ereditato e che abbiamo completato e che inaugureremo, ci auguriamo, nei prossimi giorni. Abbiamo completato un piccolo progetto riguardante un sistema di videosorveglianza, e per la qualcosa ne approfitto, visto che questo è comunque un documento di programmazione, saranno attive nei prossimi giorni, e dicevo ringrazio anche principalmente, specialmente l'assessore Assettini. Abbiamo completato con la dottora una telecamera, quindi a costo zero, un importante progetto di inizio di videosorveglianza, verranno per fine mese, inizio mese prossimo, attivate
le prime 30 telecamere nelle zone limitrofe dove c'è il maggior problema di sversamento dei rifiuti, e ci auguriamo che si possa riutilizzare questo regolamento per installare in un tempo breve, già entro quest'anno, una copertura di controllo video registrato di altre parti del territorio, rispondendo quindi alle esigenze non solo di repressione dello sversamento del rifiuto anomalo, ma anche del controllo del territorio in termini di sicurezza. Abbiamo provato, ovviamente a costo diciamo non comunale, ripeto, atteso le difficoltà, a rilanciare e quindi a rispondere ad un'altra esigenza del mio programma elettorale, del programma elettorale della nostra amministrazione, quello di dare una risposta rispetto alla difficoltà dei parcheggi. Abbiamo introdotto e reintrodotto le strisce blu, lo abbiamo fatto diciamo senza costi aggiuntivi, quindi senza esternalizzare il servizio, utilizzando quello che io definisco l'esercito del sindaco, un gruppo di dipendenti comunali oltre 20 che stanno rendendo un servizio straordinario alla nostra città, garantendo un controllo e soprattutto garantendo un incasso all'ente, un incasso pieno, quindi non dato in percentuale, e ovviamente l'effetto che a noi in questo momento interessava era quello di ottenere il risultato di una migliore mobilità nelle zone particolarmente trafficate. Abbiamo diciamo iniziato quella organizzazione dei parcheggi, altro tema introdotto nel nostro programma elettorale, e il primo a vedere, spero per inizio del mese di maggio, una realizzazione è quello proprio di fronte il tribunale, di fronte la caserma dei carabinieri, che dovrebbe ospitare un range tra 150 e 180 posti alti, parcheggio che sarà automatizzato e a pagamento con le stesse tariffe che vengono utilizzate per la sede stradale ordinaria. Questo in prospettiva, laddove, ed è notizia di pochi giorni fa, il comune di Casoria è stato ulteriormente beneficiato grazie al lavoro dell'assessore Riccardi, ma anche, se mi consentite, del sindaco e dell'ufficio tecnico del comune di Casoria. Abbiamo non solo ottenuto il decreto di ammissione alle universiadi, ma abbiamo ottenuto un fondo maggiore rispetto a quello stanziato di circa 1 milione di euro. Abbiamo fatto così come era nei nostri impegni, abbiamo cercato di utilizzare delle risorse dei cosiddetta devoluzione di mutui. Noi abbiamo potuto ottenere da mutui contratti dall'ente negli anni 80 delle economie di circa 1.300.000 euro, che abbiamo destinato alla realizzazione di opere pubbliche. Mi permetto di dire che questo lo ritengo anche qui un punto importante, perché con quelle economie parliamo, ripeto, di residui di mutui ultra ventennali, ci hanno consentito il completamento dei marciapiedi, ci consentiranno il completamento dei marciapiedi di via Principe di Piemonte, avendo iniziato quelli di via Marconi, e ci consentiranno di destinare circa 500.000 euro per la realizzazione, il rifacimento di strade. Sarà interesse dell'amministrazione individuare le strade maggiormente in difficoltà, ovviamente più piccole sono e più ne possiamo rifare. Entro il 28 maggio dobbiamo presentare, la Regione ha fatto un bando straordinario che ci auguriamo che dia al Comune di Casoria, ha messo a disposizione 15 milioni di euro la Regione Campania, facendo secondo me, mostrando un grande intuito, 15 milioni di euro per il rifacimento delle strade, beneficiando con 3 linee di finanziamento le strade provinciali
le strade collegate alle strade provinciali con una linea, le strade che conducono alle universiadi, e questo significa che c'è un doppio vantaggio nell'aver ottenuto la ospitalità del comune di Casoli all'Universiade, noi possiamo accedere a una linea di finanziamento che la regione ha messo a disposizione, e poi quelle che riguardano la parte del centro storico. In ogni caso gli uffici interni sono già attivi per presentare progetti per rifare le strade di maggiore diciamo di maggiore importanza, e che ovviamente non potremo sostenere con un salvadanaio così piccolo come quello che abbiamo ottenuto attraverso questa devoluzione dei mutui. Abbiamo sempre con questa operazione, che definirei contabile, con le economie possiamo finalmente riqualificare la prima traversa via l'Europa, noto con piacere tra i presenti nel pubblico, ma penso un po' tutti i consiglieri, soggetti, comitati che hanno sollecitato da tempo la realizzazione di quest'opera, che fortunatamente, riuscendo oggi ad approvare questo bilancio, abbiamo già progetti esecutivi e possiamo quindi metterli a gara. Abbiamo iniziato un pezzo di quell'accordo fatto nel 99 con RFI. Abbiamo iniziato i lavori di viadotti, e qua lasciatemi ancora dire che l'impegno che ha profuso l'assessore, prima ancora che il sindaco, nel sollecitare lo sblocco su viadotti di quei fondi, l'inizio dei lavori, è stato fondamentale. Io mi ritaglio un ruolo in questo semplicemente marginale, e stiamo lavorando purtroppo anche qui subito dopo l'approvazione del bilancio affinché sia messo a progettazione via nazionale delle Puglie, avendo questa amministrazione ridimensionato o meglio ridotto alcune delle opere, concentrandosi sul rifacimento di via nazionale delle Puglie, sia nella parte fognaria sia nella parte del rifacimento del manto stradale. Vedete, io nel documento unico di programmazione abbiamo poi individuato altri punti strategici sui quali o per i quali questa città dovrà correre, e questo toccherà a noi farlo, cioè quello di dover implementare la riscossione, ma anche qui io lascerei un più approfondito tema al Presidente della Commissione Bilancio, nel segno di evidenziare lo sforzo che stanno compiendo i nostri uffici comunali nel tentativo di recuperare. Sforzi che noi siamo certi che già da quest'anno produrranno degli effetti. Inviterei il consigliere del Prete di lì ad evitare commenti che possano avere questi già dei risultati importanti. Ovviamente è evidente che il lavoro di tagliare le spese non può essere di troppo aumentato. Facevamo due conti sempre col Presidente Ferrara: noi si produce un'economia, posso definirla strutturale, in questo anno e mezzo di 2,5 milioni di euro complessive. Il punto è che non possiamo continuare solo a tagliare le spese, perché non potrò continuare con le adozioni. Dovrò iniziare inevitabilmente a dover aumentare gli incassi, perché senza di quelli probabilmente non si riusciranno mai a mettere seriamente in equilibrio le casse di questo comune. Io ho sicuramente dimenticato tante cose. Guardate, io è chiaro che oggi è un consiglio comunale importante, perché è un consiglio comunale che viene anche a prevedere quello che può essere la progettazione futura, ma diventa anche un po' un consultivo politico della nostra amministrazione. Potevamo fare meglio, certamente, è evidente che
diciamo, qualsiasi sindaco e qualsiasi amministrazione può fare, e dico qualsiasi essere umano può fare meglio di se stesso. Noi abbiamo impiegato sicuramente la passione, l'onestà e il lavoro. Noi ce ne mettiamo tanto, il sindaco in testa cerca di dare prima ai propri consiglieri, alla propria giunta e perché no ai propri dipendenti l'esempio. È noto a tutti e a volte è oggetto anche di qualche critica, il sindaco arriva molto presto la mattina e va via molto tardi. Ci stiamo mettendo quello che però ritengo necessario, ripeto, il lavoro e la passione, e con me la giunta, e con me i consiglieri comunali. Vedete, a loro va dato un particolare ringraziamento, giovani, volenterosi, entusiasti, sono quelli che poi al termine di un percorso annuale, mensile, semestrale, sono quelli che danno o non danno la forza al sindaco di poter proseguire nell'azione di governo e nella speranza del progetto, quel progetto che noi oggi abbiamo incartato nel documento unico di programmazione. Vedete, ho visto i consigli comunali, devo ringraziare un po' tutti, anche quelli dell'opposizione, ma lasciatemi dire che molti, tutti, quelli della mia maggioranza sono probabilmente animati più del passato a che questi obiettivi non restino un sogno nel cassetto, ma possano diventare una realtà tangibile, visibile, concreta. Non so se questo riusciremo a farlo, però una cosa che questo sindaco garantisce è l'impegno fino all'ultimo momento che mi viene dato ancora l'onore e l'onere di essere il sindaco di una straordinaria città che è Casolino. Grazie. Grazie.